Sono Marcello De Vito. Buongiorno. Movimento 5 Stelle, era il candidato sindaco di Roma, sarebbe stato eletto al posto di Marino, insomma, se avesse vinto. Che noi continuiamo a, insomma, non penso che le polemiche che abbiamo fatto in questi mesi e in questi giorni, anche contro lo sciopero di Fiumicino, perché ricordiamo che c'è una mano fatale, ma anche una volontà quando c'è stato il blocco dei voli da parte dei controllori di volo, noi penso che ci siamo già espressi sul fatto che Fiumicino in generale e questa situazione romana deve cambiare drasticamente. Speriamo di essere ascoltati. Beh, al di là di questo episodio, perché poi non tutto si può imputare al sindaco Marino, ma è chiaro che i cittadini romani in questo momento sono veramente esasperati, perché vengono da 2 anni in cui nella migliore delle ipotesi hanno visto disservizi e nella peggiore hanno visto mafia capitale, quindi è chiaro che non ce la fanno più, lo stato dei trasporti è quello che è, la città è sporca, non ci sono asili nido, non ci sono servizi adeguati, perché come mafia capitale a testa, nella gestione amministrativa di questo comune si è continuato a sprecare 600 milioni di euro all'anno, sono stati distratti dagli interessi dei cittadini e appunto non riversati sui servizi di cui la città e i cittadini hanno bisogno, e chiaramente sono esasperati, e quindi qualsiasi episodio come questo, magari non imputabile al sindaco, però contribuisce ad aumentare questo stato giustissimo di esasperazione. Vedo già, aspetta, certo, De Vito, 25 euro un lettino e 50 euro tra una cosa e un'altra, perché comunque una famiglia come fa? Beh, di questi tempi è difficile, chiaramente, non a caso il sondaggio attesta che le persone tendono a spendere sempre meno. Scusate, De Vito, 5 Stelle. L'indagine, la commissione prefettizia e gli atti di indagine attestano che la maggioranza Marino è pienamente coinvolta in questa indagine. È stato arrestato un assessore che Marino dichiarava essere persona di sua fiducia, un presidente dell'aula, un presidente di gruppo, un presidente di commissione. Cioè, le condotte che abbiamo registrato con Alemanno sono proseguite, forse anche aumentate, sotto la giunta Marino, che evidentemente non si è accorto di nulla, di 200 milioni di debiti fuori bilancio. Dell'emergenza abitativa, tra l'altro quest'oggi faremo una conferenza alle 13 riguardo al bilancio, in questo bilancio che verrà approvato quest'oggi ci sono delle proroghe proprio di appalti correlati all'indagine mafia capitale, quindi quest'oggi lo informeremo il sindaco Marino, di tal che se dovesse approvare questo bilancio, cioè, lo ci sono approverà nel bilancio delle altre... esattamente nel bilancio che viene approvato noi, tra le varie irregolarità faremo una conferenza alle 13, però ne anticipo brevemente i contenuti. Ci sono, diciamo così, delle proroghe di appalti riguardo ad ambiti, ad esempio riguardo all'emergenza abitativa, che sono gli stessi coinvolti nell'indagine mafia capitale, quindi come sempre si va in proroga anziché fare le gare, quindi quest'oggi noi il sindaco Marino lo informiamo, di tal che non potrà più dire che gli passano le cose sotto al naso e che non è informato di nulla. Allora, riguardo a quello che diceva prima, per cui si è dimesso l'assessore al bilancio scozzese dicendo che è una tecnica molto brava. Sì, se posso brevemente dire un'altra cosa, lei prima diceva una cosa corretta, cioè il Comune di Roma è una macchina complessa, non ha 25.000 dipendenti, ne ha 24.000, ma 36.000 li ha le sue municipalizzate, ok? ATAC 12.000, AMA 8.000 e via discorrendo. Allora, su queste municipalizzate, che sono state il feudo della politica, sono state utilizzate come un bancomat, come bacino di voti, ci hanno messo dentro dirigenti, milioni di consulenze. Non è corretto, guardi, ora le dico una cosa, il sindaco Marino per avere i soldi del Salvo Roma, cioè dell'ultimo Salva Roma, 300 milioni, ha dovuto presentare un piano di rientro. In questo piano di rientro lo stesso sindaco Marino, la stessa giunta hanno certificato gli sprechi che ci sono in queste municipalizzate, poi i mezzi non vanno, per questo motivo non abbiamo gli autisti, per questo motivo non si riescono ad acquistare i mezzi, per questo motivo sulla Roma Giardinetti ci sono vetture di 85 anni del 1931. Però allora, la giunta non ha fatto nulla. Noi appena entrati abbiamo presentato una mozione, passata all'unanimità, con cui riguarda data che gli abbiamo detto esattamente dove intervenire, come fissare i criteri di attribuzione delle premialità dei dirigenti, dove andare a tagliare. Perfetto. Questa mozione è passata all'unanimità 1 agosto 2013, in 2 anni non si è fatto nulla e data che ha continuato a bruciare 400 milioni, 200 milioni di euro all'anno, ed oggi si dice il pubblico non funziona e devo privatizzare. Il privato non migliorerà il
servizio, perché taglierà di Roma, i servizi in perdita che però notoriamente anche servono. Cioè l'ATAC, 12.000 dipendenti, facciamo una media di ogni ogni dipendente 5 voti, sono 12 per 5, quanto fa? 60.000 voti? Esatto. 60.000 voti è tanta roba a Roma, no? Sono perfetto. Il sistema con cui i partiti perfetto hanno controllato allora, l'elezione. Marino, quindi, perché le partecipate da anni non vengono tagliate, nonostante si dica, nonostante i risparmi calcolati, preventivati da Cottarelli, ma anche da Guti e da tutti? Perché comunque toccare lì vuol dire perdere consenso politico. Questo è il dato che bisogna che tutti... Corretto. Perfetto, benissimo. Il fatto che Marino si sia tenuto per sé questa delega mi fa pensare che lui voglia questa volta tagliare in maniera netta tutto questo mondo qua. Il fatto che lo abbia tolto a un politico più di professione, con tutto il rispetto per il politico di professione che era già assessore a bilancio Giulia Veltroni, probabilmente Marino non si fida troppo della capacità di incidere. Posso dire una cosa però, Claudia? Marino ce l'ha la forza per rilanciare Roma? Marino ha un po' un'immagine di solo contro tutti. Io non ho capito se è un eroe solitario o se è qualcuno che non è la stessa del suo compito. Io non lo so, però so che a questo punto non ha più niente da perdere, quindi o fa... Guardi, oppure va via. Una breve cosa, intanto in 2 anni non ha fatto nulla, cioè ATAC è una società che è monopolista del settore, cioè non può perdere e ha perso 200 milioni di euro all'anno. I 15 milioni, la Corte Marino dei Conti chiede 15 milioni ai dirigenti che hanno fatto parentopoli all'ATAC. E chi l'ha fatta? Marino quella? 15 sì, milioni la Corte dei Conti ha chiesto, Sì, ma Marino, un mese fa. Un attimo solo, Marino ha continuato a non tagliare. Cioè noi abbiamo dirigenti, benissimo, un attimo solo, che percepiscono 200.000 euro all'anno con criteri di attribuzione della premialità ridicoli, come ad esempio la puntualità anziché il conseguimento dei risultati. Su queste cose Marino non è intervenuto. Altra cosa, riguardo a Causi, si sceglie Causi come assessore al bilancio e gli toglie le deleghe, cioè non ha senso. Allora a quel punto perché l'ha scelto? Si sceglie, si sceglie un parlamentare come assessore al bilancio e quindi sarà un assessore, un assessore part time, perché continua a fare il parlamentare, anche Esposito, non comprendiamo che senso abbia. L'assessore era lo stesso assessore al bilancio della giunta Veltroni che lasciò Roma praticamente fallita con 12,3 miliardi di debito finiti in gestione commissariale. Ma intanto io soldi non ci rinuncio perché perché comunque non c'è un... Allora, un io sono pronto a dare tutti i contributi di solidarietà. Dico, se c'è la solidarietà, non ha ragione per niente, l'unica parola esatta che ha detto è appunto esempio. Cioè l'esempio che la politica deve dare, capisco che magari non è un importo così rilevante rispetto a quelli che sono i conti pubblici, sarà l'1%, sarà il 2%, sarà quello che sia. Però in un momento in cui, come abbiamo visto dal servizio prima, i cittadini italiani, i cittadini romani non riescono ad andare in vacanza, che ci siano ancora questi vitalizi e che si debba sempre fare la legge e poi ci sia il codicillo che ti consenta di prenderlo, è veramente uno scandalo. Non è necessario fare una legge. Il Movimento 5 Stelle, nel rispetto del referendum del 1993, poi superato da leggi indegne, ha ridato il finanziamento pubblico, 42 milioni, i partiti si sono continuati a spartire, 3 miliardi di euro. È solo questo, il Movimento 5 Stelle, dai. Ha rinunciato ai vitalizi, qua si deve sempre aspettare la legge. Ma i vitalizi sono stati aboliti ormai, non ci sono più. Sono stati aboliti dei 1500 ex parlamentari che percepiscono i vitalizi. La legge che è stata fatta va a colpire soltanto 10 ex parlamentari e si è sempre in attesa della legge. Romano fa la proposta di legge. Abolito, nel senso che i nuovi parlamentari non lo prenderanno, però esistono tutti quelli che come lei, Santarelli, prendono il vitalizio. Pensa che diceva, insomma, magari prende 200 euro di pensione come quelli che abbiamo visti. Cioè, che abbiamo visto. Ma perché volete criminalizzare soltanto gli ex parlamentari e i consiglieri regionali? Ma andiamo a vedere l'intero complesso di situazioni. Ho capito, però io sto parlando con lei adesso. L'intero complesso sono i pensionati a cui la riforma Fornero ha tagliato. La riforma Fornero ha tagliato ai pensionati 16 miliardi di euro. Oggi arriva una sentenza che dice che li devono riavere, ma state fuori strada. Gli viene ridato perché quando io sono diventato consigliere regionale come se fosse una plenaria concessione, non mi sono procurato un'altra attività perché sapevo che nelle leggi dello Stato, della Costituzione e della legge regionale vi era la possibilità di avere il vitalizio. Quindi io, arrivato all'età pensionabile, avrei potuto vivere ugualmente. Ma quello che dice
sacrosanto. Un'altra attività che gli avrebbe consentito una pensione. Questo è sacrosanto perché la politica è un mestiere. Non esistono più i